Grazie per aver acquistato una piscina con pareti in acciaio Bestway. Questo video è fornito assieme al manuale utente cartaceo, ma non lo sostituisce. Attenzione alle avvertenze e alle istruzioni relative alla sicurezza riportate nel manuale. Per informazioni sul trattamento dell'acqua nella piscina, consultare il rivenditore locale. Per l'uso corretto della piscina è estremamente importante scegliere una posizione di installazione piana, in grado di sostenere la piscina per tutto il tempo che rimane montata. Rimuovere dall'area di installazione eventuali oggetti appuntiti o detriti. Suggeriamo di rimuovere il prato sotto la struttura della piscina. Assemblare le guide inferiori con le relative coperture, inserendo le guide nelle coperture per collegare tra loro. Lasciare 0,5 e 1,5 cm tra le estremità delle guide all'interno della copertura. Continuare fino a completare l'intero cerchio delle guide. Nota: quando si maneggiano le pareti metalliche, indossare sempre guanti protettivi. Collocare le pareti della piscina al centro del cerchio delle guide assemblate. Inserire ora la parete nelle guide inferiori. Continuare tutto attorno alla piscina. Collegare le estremità della parete tutte insieme, allineare i fori per le viti e collocare i bulloni verso l'interno della piscina. Nota: i dadi devono trovarsi all'esterno della parete. Stringere i componenti metallici. Applicare il nastro adesivo in dotazione per coprire i bulloni all'interno della piscina per proteggere il rivestimento. Collocare il rivestimento al centro della sede della piscina, all'interno della parete della piscina stessa. Successivamente, stendere il rivestimento della piscina. Stendere fino a quando la linea della cucitura raggiunge la base della piscina. Applicare il rivestimento della piscina alla parete, lungo la linea tratteggiata. La linea tratteggiata deve essere allineata alla parte superiore della parete in acciaio. Dovrebbe sovrapporsi di circa 8 cm rispetto all'altezza della parete della piscina. Fissare il rivestimento con i fermagli in dotazione. Potrebbe essere necessario tendere leggermente il rivestimento per ottenere la sovrapposizione necessaria sulla parete della piscina. Ciò è normale e garantisce un buon adattamento. Riempire la piscina con 1 o 2 cm d'acqua. Entrare nella piscina per stendere uniformemente il rivestimento, procedere dal centro verso l'esterno. Per assemblare le guide superiori, far scorrere i connettori in una estremità di una guida superiore e dopo averla fatta passare attraverso la copertura, collegarla a un'altra guida superiore. Lasciare una distanza di 0,5-1,5 tra una guida e l'altra. Avvertenza: non sovrapporre il rivestimento quando vengono applicate le guide superiori. Il rivestimento non deve risultare spiegazzato. Continuare tutto attorno alla piscina fino a unire tutte le guide superiori. Al termine delle operazioni di montaggio, prima del fissaggio delle valvole di collegamento alla piscina, riempire quest'ultima lasciando uno spazio di 5-6 cm tra la valvola di collegamento e la superficie dell'acqua. Ciò è importante poiché il rivestimento deve tendersi adeguatamente con la pressione dell'acqua.
successivamente montare le valvole di collegamento sulla parete della piscina. Staccare il filtro di uscita della piscina e premere delicatamente la base contro il rivestimento della parete all'apertura della valvola di collegamento. Ritagliare con cura un cerchio nel rivestimento usando un taglierino affilato in modo da ricavare l'uscita. Spingere il filtro di uscita attraverso il foro e avvitare la valvola di collegamento alla parete della piscina. Ripetere la procedura per altre valvole di collegamento di ingresso e uscita. Una volta terminate tali operazioni, collegare i tubi ai fori di uscita della piscina. Allentare il morsetto e far scorrere il tubo nell'estremità del foro di uscita della piscina, quindi serrare. Ripetere la procedura per l'altra uscita e in seguito collegare entrambi i tubi al connettore, a T. Accertarsi che tutte le connessioni siano salde. Successivamente, collegare il tubo di alimentazione alla pompa filtrante. E collegare a sua volta la pompa al foro d'ingresso della piscina. Continuare a riempire la piscina. La piscina è piena quando il livello dell'acqua si trova a 5 cm dalla parte superiore della parete della piscina. Collegare la pompa filtrante sia alla corrente che alla fonte idrica. Ora la piscina è completa. Posizionare la piscina in modo che i fori d'ingresso e uscita siano sullo stesso lato del cerchio in cui si intende collocare il filtro della piscina. Il filtro deve avere facile accesso a una fonte idrica e a un'alimentazione elettrica. Accertarsi che il filtro dell'acqua possa essere collegato direttamente all'alimentazione elettrica. Avvertenza. Non collegare il filtro adoperando un cavo di prolunga perché potrebbe provocare un incendio. Accertarsi che la scaletta sia montata correttamente e sia pronta all'uso. Per montare la piscina occorrerà la scaletta.